Luigi Tendazzo, fresco campione d'Europa con l'Italia Juniores, che emozione è stata? È stata un'emozione grandissima, anche perché inizialmente nessuno poteva pensare a questo successo, poi in seguito ci avevo iniziato a credere sia io che tutta la squadra. Senti, quest'anno è stato a dir poco strepitoso per te. Campione d'Italia Under 18, vice campione in Junior League, hai vinto un campionato di Serie B2 e eri anche nei 13 dello scudetto della squadra di Alberto Giuliani. Niente male per uno che, insomma, voleva dedicarsi al judo, ti sembra, sì, no? Sì, assolutamente, è stata un'annata stupenda. Guarda, c'è poco da dire, poi soprattutto con questa ultima vittoria che è stata veramente un'emozione fortissima, e poi con anche quelle passate, Under 18, peccato per l'Under 19, potevamo fare un po' meglio, però va bene così per quest'anno. Ma questa storia del judo com'è? Questa storia del judo è un po' strana, ho iniziato a fare judo, poi per una, così possiamo chiamarla, casualità, ho lasciato perdere quello judo e ho fatto pallavolo. Eh sì, è una vicenda un po' strana. Beh, direi comunque che hai fatto la scelta giusta, no? A giudicare anche dai risultati e da dove ti trovi. Sì, sicuramente ho fatto la scelta migliore. C'è un sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è riuscire a giocare ad alti livelli a pallavolo, naturalmente. Sono qui per fare questo. E qui a Macerata hai l'opportunità di vedere all'opera e spesso anche di allenarti insieme a tanti campioni anche della nazionale italiana. C'è qualcuno a cui ti ispiri in particolare? Sì, assolutamente, qui a Macerata c'ho una grandissima occasione, infatti, cioè, ispirarmi a qualcuno in particolare no, anche perché qui a Macerata è pieno di grandi campioni, io cerco di pigliare piccoli insegnamenti da ognuno di loro. Descrivici il Randazzo giocatore. Randazzo giocatore è un giocatore che cerca di essere completo su tutti i reparti, poi naturalmente in attacco riesco un po' meglio, però mi dedico molto anche dietro. E Randazzo fuori dal campo? Randazzo fuori dal campo è un ragazzo che gli piace stare con gli amici, studia e gli piace molto uscire, naturalmente come tutti i giovani. Hai detto studia, venerdì c'è un appuntamento molto importante che non c'entra niente con la pallavolo, giusto? Giusto, devo superare l'esame di matematica a scuola. Stai studiando? Sì, sto studiando, infatti adesso torno, vado. Grazie. Di niente.